Buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Ormai lo sapete, da qualche settimana vi saluto anche con l'augurio di buona prevenzione. Sembra un mantra, in effetti lo è un po' un modo anche per ricordarci del periodo che stiamo vivendo e soprattutto per ricordarci che davvero dobbiamo attenerci a tutte le disposizioni e qualche accorgimento in più certamente non fa male. Stasera credo che sia una delle trasmissioni più interessanti dell'ultimo periodo, non fosse altro che sono in studio rispettando le misure di sicurezza e di prevenzione, lo vedete, il dottor Fabio Damiani, direttore generale dell'ASP della provincia di Trapani. Dottore, buonasera e grazie Buonasera, per essere buonasera a con lei. noi. Sì, Che periodaccio. un periodo diciamo particolare che nessuno avrebbe mai avuto l'idea di trascorrere o di attraversare, però come tutti i periodi e tutte le situazioni lo dobbiamo affrontare e superare. Beh, l'ASP di Trapani certamente è impegnatissima come tutte le ASP ovviamente in Sicilia nel far fronte a questa emergenza da SARS-CoV-2, quindi Covid-19, coronavirus, chiamate in tutte maniere questo maledetto insomma, periodo che ci sta tutti costringendo a rivedere il nostro quotidiano. In esordio di trasmissione l'ho preciso e non so quante altre volte lo preciseremo nel corso della trasmissione, serve anche per rasserenarci. Ci sono pochi casi accertati di coronavirus dalle nostre parti, non ci sono morti e i reparti per fortuna stanno tenendo bene. Giusto, dottor Damiani? Sì, è proprio così. I positivi accertati nella nostra provincia sono pari al numero di 13 alla data di oggi e di queste 13 persone abbiamo due pazienti ricoverati in ospedale a Marsala, in un reparto dedicato, e un paziente ricoverato a Trapani nel reparto dedicato e tre pazienti in terapia intensiva nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Quindi, a fronte dei posti disponibili che abbiamo individuato, creato e attrezzato, è un numero che ovviamente ci lascia assolutamente tranquilli. Noi temiamo tutti in questo periodo in Sicilia l'arrivo, lo sbarco dei nostri conterranei che vivono al nord e che si sono riversati in massa dalle nostre parti. Anche per lei immagino sia una preoccupazione. Ma questa è stata la preoccupazione più grande sin dall'inizio perché è accertato attraverso anche il nostro Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani che focolai autoctoni in Sicilia non ne abbiamo, quantomeno nella provincia di Trapani non ne abbiamo. Quindi tutti i casi positivi accertati sono tutti di provenienza di trasmissione da altri soggetti prevalentemente provenienti dalla regione del nord e quindi il timore, che poi è stato anche il timore del nostro governatore, il presidente Musumeci, di bloccare quanto più possibile, e da ultimo di questi ultimi giorni sono i provvedimenti anche più restrittivi, e proprio dipende da questo fatto, cioè perché il virus sappiamo perfettamente che il focolaio in Italia dal paziente 0 al paziente 1, come tutti ormai abbiamo imparato, è appunto nato nelle regioni della Lombardia, della provincia di Lodi e nella provincia di Bergamo e in Veneto, in quei comuni che sono stati i primi ad essere oggetto di zona rossa e di restrizioni. Quindi il fatto che migliaia di concittadini siciliani si sono precipitati e siano venuti nella nostra regione costituisce certamente un fattore di rischio. Beh, l'ASP dicevo, però l'ASP, insomma, i reparti di ospedali, soprattutto Marsala e Trapani, stanno reagendo bene, mi sembra. Certo, c'è un po' di confusione, specialmente perché uno dei primi casi della nostra parte è stato proprio un amministrativo dell'ASP. Ma guardi, l'ASP di Trapani sin dall'inizio ha agito più che bene, non c'è nessun momento di confusione nella nostra organizzazione. Noi abbiamo cercato di recepire intanto le linee guida e i modelli organizzativi che ci provengono dall'assessorato della salute, l'assessorato regionale. Abbiamo l'assessore in persona che ci appunto spinge ad alcune decisioni e quindi l'ASP di Trapani fa parte di una rete più larga che è appunto la rete regionale.
Come azienda ci siamo subito organizzati e siamo stati tra le aziende anzi più reattive a individuare reparti dedicati al Covid-19 e quindi abbiamo affrontato con tempestività questa situazione. Certo, dobbiamo renderci conto che nessuno in Italia sperava, si augurava di vivere un momento come questo. Il personale sanitario, sia medici, infermieri, OSS, chiaramente vivono in prima persona questo dramma e chiaramente sono loro che corrono il rischio maggiore. Pertanto, non solo va a loro tutto il sostegno, la solidarietà, e il compiacimento, come dire, di essere il direttore generale di un gruppo di persone così valide e così motivate, però è chiaro che qualche difficoltà e qualche apprensione è normale che la si affronta. Ci sono dappertutto carenze, insomma, certamente di personale, di macchinari, di mascherine, di prodotti che vengono ormai quasi contingentati, diciamo così, proprio da chi può. L'ASP, da questo punto di vista, ne risente, immagino, sì. Ma dobbiamo distinguere, intanto per quanto riguarda le attrezzature, quello che lei definisce i macchinari, noi in provincia di Trapani, fino all'inizio dell'emergenza coronavirus avevamo attivi 17 posti di terapia intensiva. Immediatamente ne abbiamo attivati in urgenza 3 e quindi oggi abbiamo un'offerta di 20 posti letto di terapia intensiva ed è chiaro anche perché insomma, ce lo chiede sia l'assessorato ma anche le autorità nazionali, stiamo cercando velocemente di aumentare l'offerta dei posti di terapia intensiva e quindi abbiamo provveduto ad fare delle procedure di gara per dotarci di quelle apparecchiature necessarie per aumentare questi posti letto. Cioè parliamo dei Sì, respiratori parliamo comuni. dei famosi ormai noti respiratori che abbiamo ordinati in numero di 31 e che dovrebbero pervenire, se chiaramente vengono rispettate i tempi di consegna, dovrebbero pervenire entro una decina di giorni, al massimo 15 giorni. Quindi ci aspettiamo, potremo entro quella data attivare numerosi posti in più di terapia intensiva. Per quanto riguarda i dispositivi invece di protezione individuale, questi ormai abbiamo imparato che mancano dappertutto, sia a livello nazionale, o meglio, è difficile reperirli. Quindi noi abbiamo fatto una richiesta massiccia alla Protezione Civile, come prevedono le procedure per il tramite della Regione, e già la Protezione Civile ci ha consegnato una settimana fa delle mascherine FFP2 e poi in data di ieri ci ha consegnato delle mascherine chirurgiche e dei guanti e quindi ci rassicurano che altre forniture verranno fatte a breve. Anche se le mascherine chirurgiche, ormai siamo quasi tutti esperti, non servono a contrastare il virus. Però. Ma diciamo che sui dispositivi di protezione ci sono delle linee guida molto rigidi che continuano a pervenire sia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi non tutti debbono indossare Certo. determinati dispositivi di protezione individuale. Quindi il fatto che tutti debbano avere mascherine FFP2 o FFP3 oppure protezioni per gli occhi o tute integrali è assolutamente falso. Quindi ci sono operatori sanitari, mi riferisco, che debbono utilizzare determinati tipi di dispositivi di protezione e altri che ne devono utilizzare di altro tipo. Noi rispettiamo queste linee guida e quindi tuteliamo i nostri lavoratori, quindi medici e infermieri, con gli opportuni dispositivi di protezione individuale. Bene, qualcuno ovviamente insomma si lamenta, ma ci sta, è nella natura umana lamentarsi. Vediamo di capire come funzionano le procedure per aver fatto un tampone, perché siete in tantissimi che ci avete chiesto in queste settimane, in questi giorni, specialmente negli ultimi giorni dopo i primi casi in provincia di Trapani, ma se io volessi farmi un tampone per capire se sono positivo o meno, che cosa devo fare? Beh, non è così semplice, anche lì le procedure sono assolutamente restrittive e ben prestabilite, diciamo così, non può uno svegliarsi la mattina e dire ma per sì e per no mi faccio fare un tampone. Dottore Damiano.
Ma assolutamente è vero, cioè non qualsiasi cittadino può richiedere l'esecuzione del test per vedere la positività o la negatività al coronavirus, quindi anche qui ci sono dei protocolli molto rigidi che sono emanati a livello regionale e poi noi come azienda, per il tramite del nostro Dipartimento di Prevenzione, quando arriva la richiesta di esecuzione del test, valutiamo se quella richiesta rientra tra i casi previsti e per cui eventualmente eseguiamo il tampone. È chiaro che ci sono state anche in Italia, per esempio penso al Veneto, dove i tamponi sono stati eseguiti a tutti in piccole comunità. Questo nel tentativo di ricercare il cosiddetto falso positivo, o meglio il positivo che è asintomatico. Ecco, in questo momento noi non eseguiamo questo tipo di test, quindi noi il test lo eseguiamo, ripeto, in applicazione di rigidi protocolli a coloro che rientrano in determinate categorie. Per esempio, sono venuti a contatto con un positivo e non solo a contatto in senso generico, ma a contatto stretto. E le norme vigenti prevedono cosa si intende per contatto stretto. Cosa si intende? Ecco, Spieghiamolo. per contatto stretto, per esempio, si intende una persona che è venuta a contatto appunto con un paziente, con un soggetto divenuto positivo e che sia stato a contatto con lui per un periodo di tempo superiore a 15 minuti ad una distanza inferiore di 1 metro. O che comunque abbia avuto dei contatti fisici come la stretta di mano oppure un saluto più ristretto, abbia lavorato appunto a fianco secondo quelle indicazioni che dicevo prima. In questi casi è previsto l'esecuzione del tampone. In altri casi no, quindi non tutti i cittadini possono fare il tampone come curiosità per sapere se si è positivi o negativi. Anche perché vi è un numero limitato di test che devono essere messi a disposizione per le vere necessità. Badarotta viene trovato positivo, gli viene fatto il tampone, ovviamente, quindi si scopre attraverso un tampone. Dopo quanto tempo gli viene rifatto l'altro tampone? Come funziona la procedura? Per capire quando uno può dire mi sono salvato, ho superato il problema Covid-19. Ma se si è venuto, se vi è stato un contatto stretto con un No, io paziente. facciamo finta che io vengo trovato positivo, mi Sì. avete fatto il tampone, sono positivo. Il prossimo tampone quando mi verrà fatto? Cioè come funziona la terapia per un paziente che poi non ha bisogno di un respiratore, di non No. andare in terapia intensiva? Allora, il paziente che è risultato Sono a positivo. casa mia, sono perfetta, sono positivo a casa Sì. mia, ho tosse, l'affanno, tutta una serie, mi sento un po' insomma, indolenzito, però mi curo a casa. Qual è la procedura? Ma intanto appunto i soggetti che vengono dichiarati positivi al test e che sono quindi asintomatici, cioè che non hanno o che comunque hanno una sintomatologia tale che non necessita il ricovero ospedaliero, intanto i primi test che vengono eseguiti nei laboratori, attualmente due a Palermo, al Policlinico di Palermo e al Policlinico di Catania, ma si stanno attrezzando altre aziende, tra cui la SPA di Trapani, che a breve, speriamo entro questa settimana o la prossima, possa essere autonoma nell'eseguire i tamponi. Ecco, queste tipologie di persone vengono comandate a casa, quindi in isolamento obbligatorio, per il periodo necessario affinché la malattia faccia il suo corso. È chiaro che i tamponi che noi eseguiamo poi vengono inviati tutti a Roma allo Spallanzani, dove verrà eseguito un secondo test di verifica per affermarne la positività. A volte si verificano casi sia di falsi positivi che di falsi negativi. Però quando il positivo è accertato e rientra in questa tipologia di persone, cioè che ha una sintomatologia tale che non necessita il ricorso, il ricovero viene comandato in casa in isolamento obbligatorio per evitare che trasmetta il virus ad altri soggetti. Quando si può dire che uno è guarito? Ma in questi casi viene eseguito quando scompaiono completamente i sintomi o dopo che siano trascorsi i periodi della quarantena, dei 14 giorni della positività, vengono eseguiti i campioni nuovamente almeno 2 volte e quando si verifica il primo test negativo e poi viene eseguito a distanza di giorni un secondo test negativo, a quel punto si può dire che il paziente è guarito. Dottore Damiani, primo focolaio vero, insomma, che ha fatto spauracchio dentro l'ASP. Io immagino la confusione di quelle ore.
Sicuramente un funzionario dell'ASP quindi è stato trovato positivo al test e questo naturalmente ha fatto scattare quelle normali procedure che scattano quando è accertato un caso positivo. Per esempio, ricordo che il primo positivo è stato un cittadino di Marsala, che peraltro aveva avuto una vita sociale anche abbastanza attiva durante i giorni che hanno preceduto la sua positività e la sintomatologia, perché poi il paziente è stato ricoverato ed è attualmente in terapia intensiva. E quindi il nostro Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Epidemiologia ha fatto i normali accertamenti che prevede la norma, cioè andare a verificare a ritroso quelli che sono tutti i contatti del paziente. Nel caso di Marsala, per esempio, sono state allertate due istituti scolastici di Marsala, quello dove lavorava il paziente 1, chiamiamolo così, nella provincia di Trapani, ma anche il coniuge, che è anch'ella docente. E quindi si è fatto tutta un'attività di esecuzione di tamponi per andare a verificare se il virus era stato trasmesso ad altri pazienti. Questo è stato poi ripetuto per il nostro funzionario che è stato positivo, quindi non è stata compiuta un'attività straordinaria all'interno dell'ASP, ma quello che accade è accaduto prima, che accade notoriamente, cioè andare a eseguire i tamponi a tutti coloro che hanno avuto rapporti stretti o contatti stretti con il paziente che si è reso positivo. Credo che ci stiate facendo caso, stiamo parlando di cose delicatissime, pur in un certo senso andando nello specifico, proviamo, intanto certamente non diciamo nome e cognome, proviamo ad essere quanto più larghi possibile nell'individuare, nel farvi individuare o nel ledere la privacy di queste persone, perché è così che si fa e ci arriviamo tra un pochino in questo giochino malefico che molti fanno nel diffondere nomi falsi, veri, attraverso WhatsApp o internet. Possono pure essere giornalisti che di solito non lo facciamo. Sempre nel rispetto della privacy, non è stato solo, ci sono tra quelli, tra i tamponi fatti, qualcun altro dell'ASP è stato ritrovato positivo. Ma intanto non stiamo violando la privacy di nessuno perché stiamo riferendo fatti che ormai la Assolutamente. stampa ha divulgato purtroppo quasi in tempo reale. Questo è una cosa assolutamente negativa. Mi permetta di fare una leggera riflessione su quello che è il ruolo anche dei mezzi di comunicazione di massa e della stampa. Noi in questo momento dobbiamo rassicurare, in un momento difficile per il paese, dove tutti siamo costretti a stare in casa, isolati, dobbiamo certamente diffondere, seppur nella realtà delle notizie, dobbiamo comunque, a mio avviso, ma questo è un mio convincimento, diffondere un sentimento di tranquillità alla popolazione. L'ASP di Trapani e tutta la sanità siciliana e tutta la sanità italiana sta lavorando, con grande sforzo per salvare la vita delle persone, affrontare questa tragedia nel modo migliore e opportuno possibile. Quindi giocare a questo gioco appunto del rimbalzare delle notizie, a chi la diffonde prima, a chi è più bravo nel dare una notizia, Condivido totalmente, è una cosa condivido che totalmente. veramente umilia la stessa categoria della stampa. Io leggo spesso articoli dove si attacca ancora la sanità, in questo caso trapanese, o si modelli organizzativi che vogliamo darci. Io sono per assolutamente il diritto di critica in questo caso, anzi la critica è costruttiva, però ecco, dire delle falsità o delle bugie è inaccettabile. Per quanto riguarda la situazione all'interno dell'azienda, noi viviamo una situazione assolutamente tranquilla, ma ovviamente di prudenza per le persone che lavorano all'interno dell'amministrazione. Pertanto abbiamo autorizzato, per quello che potevamo autorizzare, lavoro da casa, molti impiegati sono stati, diciamo, lasciati a casa perché potevano darci un contributo da casa, mentre oggi eravamo tutti presenti in via Mazzini, per lavorare nei ruoli strategici dell'amministrazione. Abbiamo sanificato gli ambienti come doveroso che sia nel fine settimana, ma oggi eravamo a lavorare proteggendoci a volte con dispositivi che tutti ormai adoperano, come i guanti o le mascherine, in un clima di serenità. Questo per chi lo vuole vivere in questo momento. È chiaro che l'apprensione c'è perché anche uscire oggi, diciamo, per arrivare in azienda, ho fatto
100 metri, 150 metri per Trapani, Trapani era assolutamente spettrale, per fortuna, diciamo. Cioè, perché l'invito di tutti i cittadini è stato accolto con assoluto senso civico e molti, diciamo, nella zona, nelle vie che io ho percorso, erano assolutamente in casa. Questo è l'atteggiamento giusto. Non certamente. Mi permetto di interromperla, perché invece io oggi ho verificato il contrario. Proprio nel pomeriggio leggevo in quadri, ero con il collega Cameron mentre stavamo appunto venendo in televisione, 18-17:30. Ma che cos'è? Cioè, signori cittadini, non riuscite a stare davvero a casa? Io parlo di una via Marconi, via Palermo, dove sembrava, non so, cioè che tutto fosse normale. Cioè, persone che non mantenevano le distanze di sicurezza, senza mascherine, davanti a... Ma a me non credo che, io non credo che questo sia un modo per rispettarsi e rispettare la città e gli altri cittadini. Però mi fa piacere che invece il dottore Damiani abbia preso da strada, insomma, dove la gente non c'era. Noi abbiamo verificato purtroppo, e lo dico ai miei concittadini, insomma, di essere un po' più ligi al dovere, più sensibili, oltre che più protettivi verso loro stessi. Ma probabilmente io le posso dire il percorso della strada che ho fatto dalla prefettura fino a via Mazzini, quindi diciamo il centro storico era assolutamente deserto, tutti i negozi che solitamente frequento anche io, come bar, ristoranti, erano serrati, come è giusto che siano, non c'era assolutamente nessuno. Poi ho percorso una parte di via Garibaldi ed era perfettamente deserta, diciamo una zona della città che anche certo, in periodi normali, invernali, non è in giorni come questi molto affollata. Probabilmente la zona commerciale della città invece lei ha avuto questa esperienza, e questo comunque è un fatto negativo, perché per veramente fare del bene a noi stessi e ai nostri cari, ecco, non c'è, l'unica cosa è quella di stare tappati in casa, chiusi in casa, perché questo virus lo si combatte soltanto con l'isolamento, non c'è cura, non ci sono possibilità di cure efficaci, di vaccini, e quindi noi lo possiamo fermare con il contenimento che lo Stato ha voluto forte e giusto, visto anche le esperienze che sono state fatte in Cina. Ma il tocilizumab, questo farmaco per la bronchi, per l'artrosi, artrite? Ma allora, intanto negli ospedali si utilizzano e si seguono i protocolli ufficiali che vengono approvati e appunto, come dire, validati dalle autorità, per cui anche negli ospedali dell'ASP di Trapani si seguono questi protocolli. Questo farmaco lo si sta sperimentando in certe strutture per vedere l'efficacia. Sembra stia funzionando. Sì, sembra che stia funzionando, io non sono un medico, certo, e quindi non posso darle evidenze di carattere scientifico, però da quello che ho letto e ho, per come mi sono potuto documentare, è un farmaco che agisce sugli effetti della malattia piuttosto che sulla causa, e quindi quando i protocolli verranno messi a disposizione di tutti, verranno utilizzati da tutti. Beh, lui non è un medico appunto, è un amministrativo, è dirigente, è il direttore generale dell'ASP, nel suo ruolo c'è quello di correre quanto più possibile per tamponare, scusate il gioco di parole, le falle che eventualmente ci sono. Una di queste, che non è una falla ma era un'esigenza, vista la pandemia e l'emergenza appunto dalle nostre parti, era quella di dotarsi del, io lo chiamo macchinario, dell'attrezzatura che serve a fare immediatamente i tamponi. So che è stata appunto, l'ha detto prima, accennata, adesso glielo facciamo spiegare, ordinata, addirittura sembra, mi risulta, migliore di quella che viene utilizzata per ora a Palermo. Spieghiamolo, dottore. Ma intanto nessuna falla, cioè nel senso che no, quando... non c'era una falla, non c'era proprio questo macchinario. Per no, cui... ma non c'era perché non ci doveva essere. No, certo, certo. Cioè nel senso che, ripeto, l'ASP di Trapani agisce non secondo quelle che sono le volontà proprie, ma secondo una rete che la Regione e l'Assessorato della Salute. All'inizio i centri che sono stati autorizzati dall'assessorato erano due, e sono due, il Policlinico di Palermo e il Policlinico di Catania. Quando l'emergenza si è allargata, il DASO, e quindi il Dipartimento competente dell'Assessorato della Salute e l'assessorato medesimo, ha autorizzato altre aziende di dotarsi delle apparecchiature necessarie per fare, diciamo, in house, diciamo così, i tamponi. E quindi l'ASP di Trapani è stata autorizzata.
nel momento in cui è stata autorizzata, si è scelto anche d'intesa con il professore Vitale, che è l'ordinario di cattedra dell'Università di Palermo, e con l'assessorato, quelle che sono le metodologie che dovevamo scegliere. Quindi sulla scorta di questo si è acquisita la tecnologia che è stata già acquistata e che doveva Quanto arrivare. costa? Sì, Quanto è è costato? costata intorno a 50.000 euro l'apparecchiatura, poi abbiamo acquistato anche i reagenti che sono la parte fondamentale e i tamponi che sono quelli che materialmente vengono eseguiti nel paziente. Ecco, l'apparecchiatura doveva essere consegnata la scorsa settimana, però poi la ditta ci ha detto che per problemi legati al trasporto, al blocco e alle difficoltà. Perché parliamo di un macchinario di una tonnellata, Sì, è se non un sbaglio. macchinario molto pesante che quindi deve viaggiare attraverso un mezzo straordinario. Ora mi risulta che è arrivata in Sicilia, deve essere sdoganata e quindi ci hanno detto che martedì, no, scusate, giovedì, quindi di questa settimana dovrebbe essere consegnata in azienda. Quindi se i tempi verranno rispettati, da giovedì potremmo iniziare a fare i tamponi e i test direttamente noi attraverso il nostro laboratorio di sanità pubblica e laboratorio d'analisi del presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di E Trapani. questo non solo accorcia i tempi per capire se il tampone è negativo o positivo, ma intanto sgrava anche il policlinico di Palermo, dove poveretti giustamente sono subissati di tamponi da di quella provincia e di diverse altre province. In questa maniera invece Trapani, la provincia di Trapani diventa autonoma, immagino servirà per tutta la provincia ovviamente, giusto? Sì, Assolutamente sì, e non diventa solo. autonoma. Probabilmente se appena iniziamo non serviremo soltanto la provincia, ma magari anche qualche altro territorio. Appunto, e quindi sempre più in grado di dare risposte in tempo reale. So che abbiamo pure, lo stavo dicendo prima, fatto un ordine per mascherine, guanti e quant'altro. Come funziona in questi casi? Ci si muove per cosa si fa? Una gara d'appalto o si va in regime di straordinario da per ora? Diciamo che intanto sulle mascherine cosiddette, quindi dispositivi di protezione A parte quella individuale, richiesta dalla Protezione Civile, sì, ovviamente. noi abbiamo fatto riferimento, come ci impongono le direttive regionali, alla protezione civile, quindi abbiamo chiesto alla protezione civile, abbiamo manifestato il nostro fabbisogno e quindi questo fabbisogno dovrà essere soddisfatto. Nel frattempo è chiaro che ci siamo anche mossi autonomamente attraverso delle vere e proprie procedure di gara d'appalto. Abbiamo utilizzato gli strumenti di Consip attraverso il nostro ufficio del provveditorato e quindi siamo riusciti anche a reperire del materiale che ci serve perché noi ormai i nostri magazzini scarseggiano e quindi ob torto collo abbiamo dovuto quindi effettuare delle procedure di gara autonome. Qualcuna è andata a buon fine, quindi aspettiamo la fornitura di qualche dispositivo in numeri sempre risicati, però è sempre qualcosa che aggiungiamo ai nostri magazzini. Beh, vediamo di affrontare qualche argomento sicuramente interessanti come tutti quelli che abbiamo affrontato per ora, ma ce n'è uno in particolare delicato, che è la possibilità di creare in provincia di Trapani, in particolare alla struttura ospedaliera di Marsala, un vero e proprio Covid Hospital. Noi in televisione gli organi di stampa abbiamo detto che le direttive avvertono in questo senso, cioè abbiamo già detto che probabilmente a breve, entro ventina di giorni, si diceva nei giorni scorsi, Marsala, l'ospedale Paolo Borsellino sarebbe diventato Covid Hospital, cioè dedicato interamente appunto alla questione coronavirus. Vediamo col dottor Damiani se è ancora così e a che punto siamo eventualmente. Ma intanto va detto che noi abbiamo fatto un grande sforzo organizzativo per offrire ai cittadini della provincia di Trapani e non solo, immediatamente dei posti letto dedicati nell'ipotesi in cui l'emergenza dovesse aumentare. E quindi noi sin da subito e già attivi in questo momento abbiamo 40 posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 in tre strutture, Trapani, Marsala e Castelvetrano. Allo stesso tempo abbiamo dedicato la terapia intensiva di Trapani con 8 posti letto e la terapia intensiva di Marsala con 6 posti letto. Di questi 14 posti letto, 3 al momento sono occupati e gli altri sono liberi. E
È chiaro che abbiamo dovuto velocemente sconvolgere, come stanno facendo tutte le aziende sanitarie della regione e tutte le aziende anche a livello nazionale. Pensiamo alla Lombardia che sta facendo sforzi enormi, avendone la necessità di sempre più numerosi posti letto, sia di posti letto, chiamiamoli ordinari, ma dedicati a pazienti affetti da coronavirus, sia che di terapia intensiva. Noi ci stiamo muovendo con rapidità anche in questa direzione, comunque nel coordinamento da parte dell'assessorato della salute della nostra regione. E quindi, poiché si aspetta che si possano verificare aumenti significativi di casi, e che tutti ovviamente ci auguriamo che non avvengano, ma nell'ipotesi in cui ciò dovesse avvenire, noi dobbiamo farci trovare pronti. E per fare questo, l'unico presidio ospedaliero, a differenza di quanto qualcuno oggi in maniera terroristica ha voluto dire, ecco, l'unico presidio ospedaliero che si presta maggiormente a questa ipotesi di dedicare un'intera struttura ospedaliera a questa malattia è il presidio ospedaliero di Marsala, che peraltro è già stato svuotato della cardiologia e dell'UTIC cardiologico dalla data di ieri. Da ieri non accettiamo più pazienti, non ricoveriamo più pazienti cardiopatici, ma li abbiamo tutti indirizzati verso altri nosocomi, abbiamo chiuso la terapia intensiva cardiologica e entro domani, dopodomani, trasferiremo i pazienti ricoverati per fare un grande reparto di terapia intensiva, subintensiva e ordinaria Covid-19 che già attiva l'ospedale di Marsala. Quindi si tratta semplicemente di allargare questa struttura abbracciando tutto il presidio ospedaliero. Questo in una prima fase, poi prevediamo in un secondo step addirittura di allargare questa esperienza all'ospedale di Castelvetrano, se dovesse essere necessario. Io interrompo, su cosa vi basate per capire che ci dobbiamo aspettare un incremento? Ma ci basiamo su esperti, che sono esperti dell'assessorato, quindi del dipartimento competente, del DASO, ma anche del nostro dipartimento di prevenzione, servizio di epidemiologia, che guardando i numeri e soprattutto anche delle persone che sono venute a migliaia e che si sono pure registrate sul sito della regione, ecco, che possano positivizzarsi e quindi poi degenerare in una necessità di ricovero. Ad oggi non ci sono questi numeri, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, ma non possiamo permettere che se dovesse accadere, eravamo già impreparati, Non abbiamo un posto letto, perché semmai dovesse accadere è ovvio che ci sarebbero poi non soltanto delle critiche ma anche degli atti formali di incapacità gestionali. Quindi noi vogliamo invece manifestare la nostra capacità gestionale e quindi prevedere il maggior numero di posti letto dedicati a pazienti affetti da coronavirus o posti di terapia intensiva, anche perché statisticamente, e questo lo può fare chiunque, guardando i numeri in Italia, che ogni giorno alle ore 18 il capo della Protezione Civile Nazionale ci dà, ecco, possiamo andare a fare le percentuali rispetto ai positivi, rispetto alle persone ricoverate e rispetto alle persone che sono in terapia intensiva e ai decessi. Seguendo questa statistica, noi con le dovute precauzioni e con le dovute differenze, se la rapportiamo al nostro territorio, dobbiamo prepararci a avere un numero di posti letto necessari per accogliere i pazienti malati. Quando ce ne usciamo, secondo lei? Guardi, come ho detto, non sono un medico, quindi... Però è in contatto con l'assessore, diciamo, della sanità, con i vertici, con la protezione civile, guardi, ne sa più di me certamente. Ma sicuramente... O ha un'idea migliore. Sicuramente i decreti che sono stati emanati dal governo nazionale, e quindi penso ai DPCM che si sono succeduti, hanno una validità fino al 3 aprile. Molti dicono che sicuramente diciamo la Pasqua, e quindi il 12 aprile e i giorni successivi alla Pasqua lo trascorreremo in questo clima. È chiaro che ci vorranno delle settimane, si aspetta quello che si chiama picco, ecco, tra un paio di settimane. Vediamo come va. Io voglio essere fiducioso e in questo momento i numeri in Sicilia sono quelli che tutti conosciamo, cioè gestibili. Speriamo che rimaniamo in questa, che l'isolamento che i cittadini, non che hanno scelto, ma a cui è stato imposto un isolamento, abbiano il frutto di contenere al massimo l'epidemia. Cosa le fa più paura, dottore Damiani?
Ma guardi, io a guardare, diciamo, o a sentire quello che tutti guardiamo e sentiamo nei telegiornali, in quello che accade in questi momenti in Lombardia, soprattutto la provincia di Bergamo, provo grande paura. Mi fanno paura i numeri in Italia, il numero dei contagi, i numeri dei morti. È chiaro, questi sono numeri, non possiamo dire che non ci sono, sono numeri che sono già realtà. E pertanto, se lei mi chiede cosa mi fa paura, mi fanno paura questi numeri. Per chi invece avesse paure, ci siamo quelli un po' più temerari, quelli un po' più paurosi, ipocondrici, eccetera, eccetera. Chi avesse necessità di anche sfogarsi o parlare con qualcuno che non sia Baldarotta, che non ne capisce nulla, nemmeno il dottore Damiani, che non è un medico, ma qualcuno che possa davvero dire una parola giusta nel momento giusto, l'ASP ha pure attivato proprio in queste ore, da oggi lunedì, un servizio di ascolto psicologico. Ma questa è stata un'iniziativa lodevole da parte del servizio di psicologia. Io ho accolto con grande piacere e ringrazio il dottore Giacalone, che è il direttore dell'unità operativa complessa di psicologia dell'ASP di Trapani, il quale, avendo, come tutti sappiamo, interrotto tutte le attività ambulatoriali dell'ASP, ma non soltanto della nostra, di tutte le aziende sanitarie d'Italia, perché il provvedimento è nazionale e poi recepito dalla Regione, ecco, avevamo la disponibilità di professionisti, che si erano visti interrotti le loro attività rutinarie e quindi hanno proposto, e noi abbiamo accettato di buon grado, di offrire questo servizio di supporto psicologico telefonico che è stato attivato da oggi. Quindi è un servizio che offriamo alla cittadinanza e alla collettività ove qualcuno ritenesse che può essere utile un servizio di questo tipo. Prima parlando fuori dalla trasmissione, prima di sedersi qua in studio, sappiate, avevamo tutte e due mascherine, uno da un lato, uno dall'altro, eravamo proprio bardati per come è giusto bardarsi in questi casi. Ragionando con il dottor Damiani su questo stato di necessità e di costrizione nello stare appunto a casa, il dottor Damiani ha detto delle cose che mi hanno fatto riflettere, cioè dice per ora stiamo occupandoci quasi solo del coronavirus, non solo, perché le altre malattie continuano ad esserci, adesso ci arriviamo. Però noto, diceva lui, o bene abbiamo notato, che quasi più nessuno va al pronto soccorso. Allora prima si esagerava. Ah, non è un fatto nuovo che vi fosse una inappropriatezza negli accessi al pronto soccorso. Questo, diciamo, non c'era bisogno di avere questa emergenza per averne la certezza. Quindi si utilizzava il pronto soccorso, in maniera assolutamente impropria. Già i codici bianchi e parte dei codici verdi sono quasi tutti impropri come accesso in pronto soccorso. È chiaro che questa emergenza, avendo fatto scattare una grande paura, oltre alla limitazione proprio della libertà personale che stiamo subendo, per effetto dei provvedimenti del governo, ecco, ha ridotto fortemente gli accessi al pronto soccorso a quelli veramente necessari. E quindi, ripeto, non ci voleva questa emergenza per avere la prova provata che gli accessi in pronto soccorso erano impropri. A volte si andava in pronto soccorso per fare un vero e proprio check-up, inventandosi anche patologie e costringendo i medici ad ogni forma, come dire, di giochi di prestigio per offrire un'assistenza che poi non era dovuta in quei termini, in quelle modalità. E poi soprattutto con una carenza di medici di pronto soccorso atavica nella nostra azienda, nell'ASP di Trapani. Noi abbiamo fatto tre diverse procedure concorsuali per assumere medici di medicina d'urgenza, ma ne abbiamo assunti 4-5 nell'ultima procedura e poi tante altre procedure sono andate deserte. Poi è scoppiata improvvisamente l'emergenza del coronavirus e il pronto soccorso si è svuotato. In che senso? Di pazienti? Sì, si è svuotato Di di utenti? pazienti, di accessi, e quindi realmente oggi le persone che hanno un'estrema necessità di pronto soccorso si recano in pronto soccorso, a parte i pazienti affetti a coronavirus, per i quali, come tutti sappiamo, abbiamo allestito
delle strutture di pre-triage proprio per evitare che il paziente che ha sintomatologia febbrile o influenzale possa entrare nei locali del pronto soccorso ed eventualmente... Spieghiamo proprio come avviene. Sempre Badarotta, sempre io, domani ho 37,5 di febbre e tossisco. Che faccio? Chiamo il mio medico di famiglia, giusto? Non vado direttamente là, chiamo prima il medico. Prego, continui. Ma intanto quando normalmente no, abbiamo sintomi influenzali, quindi la febbre fino a una certa temperatura oppure qualche appunto tipico sintomo influenzale, mai e poi mai saremmo andati fuori di casa o dal medico di medicina generale. Quindi se si ha qualche lineetta di febbre e qualche sintomo influenzale va avvertito il medico di medicina generale, o se si vogliono informazioni si possono chiamare i numeri dedicati, quello del ministero, il numero verde dell'assessorato per avere indicazioni. E quindi non bisogna uscire di casa né tantomeno andare al pronto soccorso. Nell'ipotesi in cui invece si ha una sintomatologia più forte, che quindi necessita l'intervento del medico, ecco, anche segnalo, non so se lo stava facendo lei, io dico tre sintomi che possono farvi sospettare: febbre almeno a 37,5, tosse, affanno, e se scatarrate, se vi capita, è verdastro, allora se ci sono tutte e quattro forse è meglio che un pensierino ce lo facciamo. Diciamo qualora se non ci sono questi qua, se avete raffreddore e influenza, se avete qualche rinietta e non ci sono gli altri è influenza, se vi fa male è influenza. No, diciamolo. No, ma l'abbiamo detto più volte, cioè è chiaro che si hanno sintomi parainfluenzali semplici, è chiaro che non bisogna allarmarsi o preoccuparsi, va avvertito il medico di medicina generale. Se invece i sintomi, soprattutto quelli respiratori, cioè della difficoltà di respirare, è tale che necessita l'intervento del medico, anche in questo caso non bisogna andare al pronto soccorso autonomamente, né andare nello studio del medico di medicina generale, ma bisogna chiamare i numeri di emergenza, che in Sicilia sono o il 112, che è il numero unico di emergenza, o il 118, che è il l'altro numero di emergenza, e quindi aspettare che il medico viene a casa con l'ambulanza, e quindi in quel caso poi il medico saprà cosa fare nel caso in cui realmente necessiti del ricovero ospedaliero. Quindi si accede al pre-triage, diciamo così. In questo caso chiaramente si viene portato in una struttura di emergenza, in un pronto soccorso, dove in tutti i pronto soccorsi della nostra azienda, ma ormai forse possiamo dire d'Italia, ci sono delle strutture di pre-triage, sono delle tende che sono state messe a disposizione dalla Protezione Civile, ove personale dedicato accoglierà il paziente, farà il pre-triage e deciderà che tipo di supporto ospedaliero deve essere dato a questo paziente. Va bene, dicevamo prima, andiamo verso la conclusione, non esiste purtroppo solo il coronavirus, si muore, ci si ammala per le altre patologie e malattie che ci sono in giro, gli ospedali sì, si stanno concentrando tantissimo sul quasi esclusivamente sul coronavirus, però gli infarti ci sono sempre, gli ictus arrivano, le altre malattie ci sono pure, e bisogna che siano pronti appunto a fronteggiare anche queste cose. Ma certamente tutti le nostre strutture ospedaliere non hanno mai cessato di accogliere le persone che stanno male e che hanno bisogno delle cure. È chiaro che per volontà sia del governo nazionale che poi del governo regionale sono state sospese tutta una serie di attività ordinarie, quale le visite appunto ambulatoriali, le attività anche chirurgiche in elezione o programmate, mantenendo soltanto le attività d'urgenza o per alcune branche, quali per esempio penso alla branca chirurgica oncologica, ma tutti i reparti sono normalmente attivi, normalmente con una riduzione di questa attività, potremmo dire ordinaria. È chiaro che ciò si è reso necessario per liberare risorse, soprattutto mediche e infermieristiche, per dirottarle verso questi reparti dedicati al Covid-19. Peraltro informiamo che sono stati bandite delle procedure per reclutamento di personale centralizzati dalla Regione. L'ASP di Palermo ha fatto una procedura per infermiere OS urgente e il Policlinico di Messina una procedura per medici. Ricordiamo che possono accedere a queste procedure, che sono sempre aperte, cioè senza scadenza,
tutti coloro che vogliono dare la loro disponibilità, i medici possono presentare domande sia a medici con specializzazione, sia a medici negli ultimi anni di specializzazione, sia medici semplicemente con la laurea in medicina e chirurgia, e sia medici che sono andati in quiescenza. Queste quattro tipologie di medici possono presentare la loro disponibilità ad un bando fatto dal Policlinico di Messina, che si trova sul sito del Policlinico o sul nostro sito, e possono diciamo, offrire la loro disponibilità senza una scadenza di termini. Va bene, questa è di superficie, che c'è dietro l'ospedale. Oggi è atterrato il primo volo della nuova elisuperficie dell'ospedale Sant'Antonio Abate, e di questo ovviamente ci siamo rallegrati, perché dopo tanti lavori durati mesi, una strada che è stata resa percorribile al comune di Erice, ecco, oggi è atterrato il primo volo, l'abbiamo fotografato. Se abbiamo le immagini in regia, del primo volo del 118 atterrato in ospedale. Come diceva lei, questa emergenza ci ha colto di sorpresa, ma non più di tanto, perché ovviamente sapevamo questa situazione, però tante situazioni che avevamo in itinere per offrire un forte miglioramento dell'offerta sanitaria della provincia di Trapani si è interrotta o è rallentata per ovvie ragioni. Però avevamo in programma, ma non è questa ovviamente la sede per raccontarcelo, tante iniziative per migliorare l'offerta sanitaria nella provincia di Trapani, che riprenderemo non appena questo momento sarà passato. È passato invece pure quasi tutto il tempo a nostra disposizione. Che le faccio fare? Faccio fare un rasserenamento complessivo dei cittadini, o un monito, un rimprovero? È libero. Cosa vuole dire, dottore Damiani? No, io non rimprovero nessuno. Un ringraziamento certamente lo farà lei sicuramente al personale sanitario, a tutti i medici, certo. Paramedici, eccetera, eccetera. Ma intanto la cosa più importante da dire, utilizzando qualsiasi mezzo, è quello che ormai diciamo da giorni, cioè di stare a casa. Veramente stare a casa senza uscire, solo per le cose veramente indispensabili, anche se, come diceva lei, purtroppo a volte qualcuno sottovaluta il rischio e quindi esce di casa. Ma se vogliamo bene a noi stessi, vogliamo bene ai nostri cari, vogliamo bene ai medici, al personale tutto che lavora negli ospedali, dobbiamo stare a casa, perché soltanto così vinceremo questa battaglia. In secondo luogo, l'ASP di Trapani, come la Regione Siciliana, l'Assessorato della Salute, l'Assessore, il Presidente della Regione, stiamo facendo veramente di tutto per riorganizzare il sistema. Abbiamo stravolto reparti, abbiamo stravolto ospedali, li abbiamo svuotati, li stiamo riempendo per offrire ai cittadini una sicurezza nella cura e renderci pronti nel momento in cui dovesse capitare il momento di maggiore crisi. Questo lo facciamo a Trapani anche d'accordo con tutte le altre istituzioni, che ringrazio, il prefetto per esempio di Trapani e tutte anche le forze di polizia, la questura, il comando provinciale dell'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, i vigili del fuoco. E poi, per ultimo, se mi permette, un commosso e sincero ringraziamento. Io oggi ho fatto una nota di ringraziamento che è pubblicata sul nostro sito a tutto il personale dell'ASP, che sta mostrando, seppur con difficoltà legate al fatto che è un terremoto che è capitato, un fatto assolutamente nuovo che non conosciamo, ma lo stiamo facendo e lo stanno facendo medici, infermiere, OSS e tutti quanti, con una abnegazione veramente commovente. E stanno accettando i sacrifici che stiamo chiedendo in questa riorganizzazione, e lo stanno facendo assolutamente con spirito di servizio e con grande senso di solidarietà e di amore nella loro professione e nel prossimo. Su questo dobbiamo veramente riflettere. Spesso il servizio sanitario era denigrato, accusato, additato di tante colpe. Oggi invece ci stiamo rendendo conto che l'Italia si sta salvando grazie al servizio sanitario nazionale e regionale, e questa è una grande forza che tutto il mondo ci invidia. È stato con noi il direttore generale dell'ASP di Trapani, il dottore Fabio Damiani. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. State a casa. State a casa. State a casa.